11 in punto, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto quotidiano appuntamento con l'informazione del Veneto, con il nostro Focus TG in diretta fino alle 13.30. Come sempre presentiamo un po' i nostri blocchi di oggi, ci sarà la cronaca, un'ampia pagina di cronaca, poi come sempre l'attualità, i nostri approfondimenti, lo spazio dedicato alla sanità e poi tante altre curiosità dal Veneto, dal nostro territorio, a partire dallo sport con una protesta alquanto singolare, ma poi insomma cultura, spettacolo e costume. Tutto questo in un'ora e mezza di servizi, di collegamenti e di approfondimenti da condividere insieme. Allora, come detto, iniziamo proprio con il primo blocco, quello che parla di cronaca, delle notizie di stretta attualità. E allora noi apriamo questa edizione di Focus TG tornando a parlare della sentenza d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Pene dimezzate anche per l'effetto della prescrizione di alcuni reati. Vediamo. Quanto Antonin Giovanni, ravvisato contro l'ipotesi di aggiotaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento. 3 anni e 11 mesi per l'ex presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. La Corte d'Appello di Venezia accorda al banchiere uno sconto di pena rispetto al primo grado. In primo grado aveva avuto 6 anni e 6 mesi. Sentenza letta alle 21 di sera nell'aula bunker a Mestre dal presidente Francesco Giuliano dopo una camera di consiglio durata 10 ore. Stessa condanna, 3 anni e 11 mesi per l'ex dirigente Andrea Piazzetta, così come per l'ex consigliere Massimiliano Pellegrini, assolto in primo grado. 3 anni e 4 mesi per l'altro ex DG Paolo Marin, 2 anni e 7 mesi per Emanuele Giustini, imputato chiave del processo. Confermata solo l'assoluzione per l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto con il rigetto dell'appello proposto dalla Procura di Vicenza. È dura commentare, nel senso che comunque dal punto di vista personale ero sereno, perché credo di aver fatto la cosa corretta per tutte le persone che poi hanno subito il tracollo della banca, e quindi per me era sufficiente quello. Poi, come dicevo prima, il resto è stata una conseguenza, insomma. Quindi è dura da commentare? È durissima da commentare, sono anche stanco perché insomma è stata un'attesa molto, molto lunga, molto impegnativa, e insomma alla fine, ecco, il commento è questo, è il commento di avere comunque la coscienza a posto rispetto a quello che ho dichiarato in udienza. Una sentenza in cui confidavamo, perché eravamo convinti dell'innocenza del nostro assistito fin dall'inizio, però appunto era stata appellata la sentenza e adesso è stata confermata in secondo grado dopo 7 anni e mezzo quindi di calvario giudiziario. È stata confermata la sua estraneità ai fatti. La sentenza ha revocato inoltre la confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati per l'importo di 963 milioni di euro. Si chiude così, dopo più di 20 udienze, il processo d'appello per il default dell'Istituto Vicentino, appello che riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza, quasi dimezzando le pene per tutti gli imputati. Lapidario il commento della PM Paola Cameran. Le sentenze non si commentano. Tutto quello che avevamo da dire abbiamo avuto ampio spazio per dirlo, tutti. La Corte è stata assolutamente generosa nel dare spazio a tutte le parti per esprimersi, per esercitare il loro ruolo nel modo migliore che hanno ritenuto possibile. Adesso le sentenze si ascoltano. E restiamo a parlare del crack BPV, perché sulla sentenza della Corte d'Appello abbiamo raccolto il commento delle parti civili. Per quanto riguarda le parti civili cambia ben poco, sicuramente insomma la giustizia, quella giustizia morale, no? Che un po' tutti si aspettavano, oggi ha avuto un duro colpo, perché veder ridotta della metà la pena sicuramente ha un significato, è un significato deludente per i risparmiatori. Oggi queste persone si trovano a ricevere decreti ingiuntivi in un momento che è quello che è, difficilissimo dal punto di vista economico, con il rischio purtroppo di perdere la casa, di perdere tutti i loro averi. Quindi
Noi speriamo che, visto che le aule di tribunale al momento non riescono a dare una risposta immediata e certa, speriamo che il nuovo governo riesca a risolvere questi nodi. La giudico in modo positivo per il fatto che sono state comunque confermate le condanne degli imputati, se ne è anche aggiunto uno. Diciamo c'è stata una riduzione di pena consistente, principalmente dovuta alla prescrizione, quindi si sa, il tempo porta delle conseguenze, soprattutto in questo ambito, e questo ha fatto. Questo per quanto riguarda il crack BPV e la sentenza ieri dall'aula bunker di Mestre. Ebbene, adesso voltiamo pagina perché andiamo a parlare di cronaca, e purtroppo si tratta di cronaca nera, altro sangue sulle strade. Ieri un incidente mortale a Torre di Mosto, il bilancio è di 2 vittime, 2 feriti, tra cui un bambino di 12 anni. Erano da poco passate le 7.30 quando sulla strada metropolitana 57 a Staffolo di Torre di Mosto c'è stato uno schianto mortale, l'ennesimo. Coinvolte un'auto betoniera, un furgone e una bicicletta. 2 le persone che hanno perso la vita nell'impatto erano all'interno del furgone. Si tratta di Vincenzo Viscardi, 44enne di Acerra in Campania, e Fayer Benedini, 19enne di San Daniele del Friuli. Secondo una prima ricostruzione, la betoniera avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, schiantandosi contro il furgone che sopraggiungeva, per evitare un ragazzino di 12 anni che stava attraversando sulle strisce in sella alla sua bicicletta. Il 12enne stava uscendo da questa via interna, era appena partito da casa per recarsi a scuola come ogni mattina. Stava per attraversare sulle strisce pedonali come di consuetudine per poter percorrere la pista ciclabile dall'altra parte quando è sopraggiunta la betoniera, che a distanza di pochi metri ha impattato contro il furgone. A bordo c'erano 3 persone, le 2 vittime e una terza che è stata elitrasportata all'ospedale di Mestre in gravi condizioni, tutti colleghi di una ditta di Annone Veneto. Il 12enne invece è stato portato con l'ambulanza a Treviso. Le sue condizioni, come racconta il fratello, non sarebbero critiche. La bici è in 1000 pezzi, non so neanche, non si può neanche riconoscere la bici. Le condizioni sembrano stabili e da quello che so mia mamma mi ha detto che gli stanno facendo un attacco. Mi ha anche sorriso quando l'ho incontrato. Illeso il conducente della betoniera. Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e i carabinieri, sono giunte 2 squadre dei vigili del fuoco con autopompa da San Donà di Piave e con l'autogru da Mestre. La strada è rimasta chiusa fino alle 12 circa per consentire le operazioni. Sono 60 i morti sulle strade in provincia di Venezia nel 2021, secondo quanto riferito da ACI Venezia, che segnala tra le cause maggiori la distrazione, il mancato rispetto della segnaletica e la velocità. La fascia d'età più coinvolta va dai 30 ai 54 anni. Tra i comuni con più alta mortalità sulle strade ci sono Porto Gruaro, seguito da Venezia e Chioggia, Quarto d'Altino, Noventa di Piave e San Donà di Piave. Tragedia a Cadoneghe, dove un ragazzo di soli 18 anni è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa di una sospetta overdose. Nel registro degli indagati è stato iscritto un amico. Inutile la disperata corsa al pronto soccorso dell'ospedale di Padova per Vlad Andrei Lacatus. È morto a soli 18 anni per un sospetto abuso di sostanze stupefacenti. L'allarme è scattato nella mattinata di martedì nell'abitazione di Cadoneghe, dove viveva con la famiglia. Da subito le condizioni del 18enne di origini romene erano apparse disperate agli operatori del 118 sul posto con i carabinieri. All'interno dell'appartamento sono state rinvenute delle boccette di sostanze sequestrate dai militari, che hanno raccolto nell'immediato elementi a carico di un inquilino dello stesso stabile, un romeno di 23 anni denunciato perché sospettato di aver ceduto del metadone al giovane. Molte risposte arriveranno dall'autopsia disposta dal PM titolare delle indagini sul corpo dello sfortunato 18enne. Ci fermiamo adesso per un piccolo break pubblicitario, ma rientriamo subito con tante altre notizie di cronaca, l'attualità, i nostri approfondimenti e i collegamenti in diretta con i nostri giornalisti nelle varie province del Veneto. A fra poco.
Ben ritrovati in diretta con Focus TG, continuiamo con la pagina di cronaca che ci porta a Vicenza. Novità per quanto riguarda l'arsenale di materiale esplosivo molto pericoloso ritrovato nell'appartamento di un vicentino. Vediamo. Il 46enne vicentino, arrestato venerdì scorso con l'accusa di essere il bombarolo autore delle esplosioni che avevano procurato forte allarme sociale in città, è stato posto agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il magistrato, che lo ha interrogato in carcere dopo l'arresto, che è stato convalidato, rigettando però la richiesta del pubblico ministero di confermare la custodia cautelare in cella. L'indagato avrebbe infatti risposto a molte delle domande, dando la sua versione della ricostruzione dei fatti. Si sarebbe trattato solo, si fa per dire, di fuochi artificiali artigianali fatti esplodere nel corso di una festa. Materiale esplodente pericoloso fatto detonare al di fuori di ogni norma di sicurezza sul tetto di un centro commerciale in strada Marosticana. Ad aggravare la posizione dell'uomo è il possesso in casa di un vero e proprio arsenale di sostanze chimiche esplodenti che aveva richiesto l'intervento degli artificieri per la loro rimozione in sicurezza. La concentrazione degli esplosivi in poco spazio costituiva un gravissimo potenziale pericolo per il vicinato che popolava in forte concentrazione i pressi dell'appartamento dell'indagato. L'inchiesta della Digos e della squadra mobile di Vicenza prosegue. In casa non solo esplosivi, sono state trovate anche numerose armi, proiettili, silenziatori, detonatori, timer, inneschi e hashish, elementi che prefigurano scenari inquietanti sui propositi e gli interessi del vicentino e su cui la procura intende fare chiarezza. Nasconde 2 chili di droga, frutto di un sequestro, nel parcheggio della caserma. Un 54enne brigadiere della finanza andrà a processo. 2 chili di cocaina, frutto di un sequestro, nascosti nel parcheggio del comando della Guardia di Finanza di Padova. Nei guai un brigadiere delle Fiamme Gialle di 54 anni, che ora è indagato dalla Procura di Padova per peculato, falso e detenzione di stupefacente, e al momento si trova agli arresti domiciliari dopo aver ammesso le sue responsabilità. Nei suoi confronti è stato aperto anche un procedimento disciplinare. La vicenda era emersa la scorsa primavera, quando un collega del finanziere aveva casualmente rinvenuto all'interno del garage della caserma 2 involucri da 1 chilo ciascuno contenente dello stupefacente. La droga faceva parte di una partita di 10 chili di cocaina sequestrata alcuni giorni prima e che doveva essere distrutta. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza si è risaliti agli spostamenti del brigadiere, che prima di essere incriminato ha confessato dicendo che li aveva tenuti per uso personale e non per rivenderli. Il 54enne dovrà ora comparire nell'aula del tribunale il prossimo 13 dicembre. Condannata per furto aggravato una badante 50enne. I furti sono stati commessi ai danni di un'anziana 90enne per cui la donna lavorava. È stata condannata in primo grado a 1 anno di reclusione, oltre al pagamento di un risarcimento e delle spese processuali del Tribunale di Padova, una donna di 50 anni, residente a Vigonza, ritenuta responsabile di un furto commesso ai danni della 90enne di Campo San Piero che assisteva. I fatti risalgono alla primavera di 4 anni fa. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva sottratto alla vittima, approfittando della sua fiducia, 300 euro in contanti e diverse migliaia di euro da assegni su cui aveva posto una firma falsa. A ricostruire i fatti ci avevano pensato i carabinieri, a cui l'anziana vittima aveva presentato denuncia dopo essersi accorta della sparizione dei soldi. A Poiana Maggiore, slot machine in funzione oltre l'orario consentito e allora arriva una multa. Poiana Maggiore. Una sanzione di 3.000 euro è stata inflitta dai finanzieri della tenenza ad un pubblico esercizio gestito da soggetti cinesi che manteneva accesi slot machine ed apparecchi di intrattenimento elettronici oltre l'orario consentito. È l'esito di una serie di controlli sul territorio per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica impegnata nell'attività di controllo economico nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Una legge regionale stabilisce infatti che l'esercizio del gioco online presso pubblici esercizi deve avvenire nelle fasce protette 7-9 del mattino, 13-15, 18-20. La Guardia di Finanza, constatate le violazioni su 6 apparecchi, ha applicato la sanzione prevista di 500 euro per apparecchio. Constatato inoltre l'omesso versamento del canone RAI, dato che il pubblico esercizio aveva messo un televisore a disposizione dei clienti, non avendo però provveduto al pagamento della relativa imposta annuale. Le attività di controllo degli esercizi commerciali e sulle sale scommesse delle Fiamme Gialle continua, a tutela del gioco pubblico, nel contrasto delle attività illecite e del gioco illegale.
Chiudiamo per un attimo la pagina di cronaca, la riapriremo più avanti perché c'è stato un incidente questa mattina in Valsugana, quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso e non solo, insomma torneremo a parlare di questioni legate proprio alle notizie di cronaca di strettissima attualità. Adesso però torniamo a parlare di un argomento che sta caratterizzando e preoccupando insomma la cronaca, la vita quotidiana e la vita insomma imprenditoriale, lavorativa di commercianti, esercenti, famiglie, amministrazioni comunali e non solo. Avete capito che si tratta del problema del caro bollette, del rincaro dei costi di energia, ebbene costi alle stelle che insomma preoccupa tanto anche il costo delle materie prime. Secondo le stime di APPE, l'associazione dei pubblici esercizi della provincia di Padova, saranno oltre 300 le attività che chiuderanno entro la fine dell'anno. Nel momento in cui sembrava che le cose potessero ripartire, ci è calata dall'alto questa scure dei costi, dell'aumento dei costi non soltanto energetici, ma per quanto riguarda i pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, anche i costi delle materie prime. Uno stillicidio continuo, bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, tutte piccole attività di famiglia, ma anche aziende più organizzate che dopo aver esaurito i risparmi accantonati decidono di abbassare le serrande. A Padova e provincia entro fine anno saranno 300 secondo le stime di APPE, aziende costrette a fare i conti anche con l'avvio della restituzione dei finanziamenti contratti post-Covid, sfruttando il decreto liquidità del Conte 2 con garanzia al 100% dello Stato. Serve un intervento urgente da parte del governo, spiega Segato, che ha scritto una lettera a tutti i nuovi parlamentari eletti. Abbiamo fatto presente la necessità di avere in maniera tempestiva dei provvedimenti a sostegno delle imprese. Tutti quanti ci hanno detto comunque che prima di metà novembre sarà difficile, se non impossibile, avere dei appunto provvedimenti. E noi auspichiamo veramente che almeno questa data del 15, mettiamo, di novembre possa essere una data realistica per salvare le imprese, perché salvando le imprese si salvano anche i posti di lavoro. E tra le aziende, le attività energivore, ci sono anche i mulini. Adesso tra poco vedremo un servizio, ha girato, insomma, raccolto con questa testimonianza a Cornuda, mulini che si sono visti arrivare, recapitare, bollette veramente schizzate alle stelle. Il titolare di uno dei mulini storici del paese dichiara ai nostri microfoni di sentirsi completamente abbandonato dalle istituzioni, dal governo. Il problema, secondo il titolare, è da ricercare anche nella perdita della fiducia e nella volontà di investire. Vediamo. Potremmo dire che un bel 6-7 volte più caro dell'anno scorso. 6-7 volte. Non parliamo del doppio, perché non è il doppio. È molto, molto di più. Bolletta energetica alle stelle e i prossimi mesi rischiano di essere peggiori. È in questo scenario che realtà energivore come i mulini per la lavorazione della farina cercano di rimanere in equilibrio tra attività e conti da far tornare. Enrico Bertolo è il titolare dell'omonimo mulino fondato alla metà del 1700 a Castello di Godego, con sedi oggi a Pederoba e Cornuda. All'orizzonte alti costi, dice, ma soprattutto molte incognite, con la sola certezza che le spese aumenteranno. Si prospettano mesi ancora più difficili, perché oggi c'è una parvenza di calma, cioè di calma di prezzo dell'energia elettrica, che secondo gli esperti da novembre in poi comincerà a salire di nuovo. Quindi abbiamo davanti tutto l'inverno. Progettare di superare questo momento è molto difficile. Noi stiamo vedendo se riusciamo a fare del fotovoltaico, stiamo vedendo se riusciamo a lavorare su turni, perché comunque magari l'energia costa meno di notte, e fermare l'impianto di giorno. Malgrado questa situazione, Enrico e la compagna Vannina hanno aperto a Cornuda, accanto al mulino, uno spazio dedicato a punto vendita dei prodotti e caffetteria. Un gettare il cuore oltre l'ostacolo, il suo, come pure dei tanti imprenditori che continuano a investire malgrado la situazione nazionale e internazionale, ai quali, dice, lo Stato e quindi il futuro governo devono stare accanto. Questo momento storico non è facile, lavorare, non è facile fare impresa, si ha l'idea quasi di essere stati abbandonati, ecco. Speriamo che lo Stato, chi per esso, insomma, ecco, ci dia una mano.
Sapete che una delle mission di Rete Veneta e del gruppo Media Nord-Est è proprio quella di dare voce, dare spazio ai cittadini con i vostri racconti, con le vostre testimonianze. Raccontiamo da mesi oramai queste difficoltà e continueremo a farlo perché insomma siete in tanti a chiamarci e a scriverci, e questo testimonia quanto complicato sia il momento per tutti, dalle famiglie, ripeto, a chi lavora e a chi è imprenditore e dà lavoro alle altre persone. Continuiamo a parlare di caro bollette, ci spostiamo nella Marca, insomma da Cornuda alla zona di Treviso, perché la Fondazione Cassa Marca è pronta a chiudere temporaneamente delle sedi e accorpare attività ed eventi. Tutto questo proprio per far fronte al surplus di spese. Il caro bollette che colpisce famiglie ed imprese impensierisce anche Fondazione Cassamarca, che detiene un patrimonio immobiliare decisamente superiore a quel 15% del patrimonio complessivo stabilito dalla normativa per le fondazioni. Il piano di dismissione delle proprietà immobiliari è cosa nota. Ora Fondazione dovrà fronteggiare il previsto aumento delle bollette energetiche, che però, assicura il presidente Garofalo, non avrà ripercussioni sulle iniziative ed attività previste per il prossimo inverno, salvo l'eventuale trasferimento in altre sedi. Caro bollette affligge tutti. La Fondazione è quanto mai vigile. Fino a quando sarà possibile gestirà come ha fatto finora il tutto. Poi abbiamo deciso che se alcune bollette diventassero in qualcuno dei nostri immobili troppo cari, quell'immobile temporaneamente lo chiuderemo e tutte le nostre attività, che non subiranno alcuna flessione, si concentreranno a Casa dei Carraresi e alla Chiesa di Santa Croce. Chiusura di sedi ed accorpamenti, come del resto stanno già pianificando diversi enti pubblici e privati per ridurre le spese. Sono gli immobili che noi abbiamo in centro e che privilegiamo sempre, quindi non vedo pericoli all'orizzonte, se non a rincari che cercheremo a cui cercheremo di far fronte nel modo migliore, insomma, il più opportuno. Doppio sit-in, insomma una doppia manifestazione con reciproco scambio di stilettate tra Lega e centrosinistra, accaduto a Treviso, oggetto del contendere, le proteste e insomma le rivendicazioni contro i rincari, da una parte per quello che riguarda l'energia, insomma le bollette, e dall'altra per quello che concerne i diritti civili. Vediamo. La situazione è molto drammatica sia per gli enti pubblici, ma è soprattutto molto drammatica per le nostre aziende che si trovano con rincari di bollette decuplicati rispetto a prima e che fermano le produzioni, cioè le produzioni ferme significano gente in cassa integrazione, significano costi sociali. In Piazza Borsa il sit-in della Lega per chiedere interventi urgenti contro le bollette impazzite. Davanti a Cassugana il centro-sinistra che contestava il sindaco Mario Conte per non aver fatto subito rimuovere i manifesti Stop Gender di Provita. Le due manifestazioni in contemporanea con reciproche stilettate. Per il Carroccio, che in piazza ha osservato addirittura un minuto di silenzio, la priorità è affrontare il tema rincari. Una speculazione vergognosa che rischia di mettere in ginocchio un sistema. Noi chiediamo alla politica di accelerare i tempi della formazione di questo governo, perché non c'è tempo per aspettare le dinamiche della politica. Le bollette sono già arrivate e quindi chiediamo interventi urgenti, innanzitutto mettendo i soldi nelle tasche dei nostri cittadini per poter pagare le bollette e poi per calmierare i prezzi, perché così non si può andare. Altri paesi hanno già posto in essere azioni concrete, cosa che invece questo paese non è riuscito ancora a fare, e quindi siamo qua per chiedere appunto una risposta concreta e la più veloce possibile, proprio per risolvere questo problema, visto che imprenditori, famiglie, chiunque sta soffrendo questa crisi energetica. È un grido d'aiuto che spero che appunto i nostri parlamentari sul territorio ci ascoltino e che facciano un tavolo veramente fermo per riuscire a ottenere delle agevolazioni per le famiglie e per le imprese. Mi dispiace che in questa piazza non ci siano anche le altre forze politiche. Ho visto che davanti il municipio c'era l'ala sinistra del Partito Democratico che manifestava per dei manifesti. Dispiace, perché in questo momento le forze politiche dovrebbero essere unite, però evidentemente la sinistra a Treviso ha delle priorità diverse da tutto il resto.
resto della comunità. Davanti a Cassugana l'obiettivo della contestazione era proprio lui, il sindaco, per non aver prontamente preso le distanze dai manifesti di Provilta. È proprio un attacco contro il sindaco, effettivamente, proprio perché non ha voluto togliere questi manifesti. E ora non ci sono più, ma non è quello importante, diciamo. Tema dei diritti civili che il centro-sinistra non vede come di secondo piano rispetto ad altre necessità, anzi, e non sono esclusi altri sit-in. Se ci sarà bisogno ne faremo altri. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, restate con noi, rientriamo tra due minuti. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, tra poco i nostri collegamenti con le varie province del Veneto per approfondimenti, per aggiornamenti di cronaca e non solo. Noi però adesso apriamo una pagina dedicata alla scuola, o meglio all'università, perché è stato inaugurato il corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso per 1.800 studenti e tirocinanti. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Treviso, sempre più città universitaria, con l'inaugurazione dell'anno accademico al via in città il primo corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, al quale si aggiungono 6 corsi di laurea in professioni sanitarie. Che rappresentano quindi per Treviso una ricchezza, ma anche per l'Università di Padova un bacino molto importante di formazione, di alta formazione. 366 nuovi studenti immatricolati, 90 dei quali per medicina e chirurgia. Complessivamente, con i percorsi di studio già avviati, l'ULS 2 ospiterà 1.212 futuri professionisti, oltre a 646 giovani che a Treviso faranno il tirocinio. Sempre più in prospettiva Treviso viaggerà in parallelo a Padova. Tutti gli sforzi sono per dare formazione agli studenti, formazione di alto livello, come già avviene, ma garantire anche agli studenti dell'Università di Padova un contesto, un territorio nel quale poter vivere appieno il loro periodo di formazione universitaria. In attesa del completamento della cittadella universitaria, che avrà un immobile dedicato al campus universitario, gli studenti verranno dislocati in varie sedi nell'ottica di creare un contesto ottimale in accordo con l'ULS e l'amministrazione comunale in tutta la città. È un giorno importante perché lancia Treviso come una città universitaria a tutto tondo e soprattutto perché avremo i futuri medici che andremo formare e che poi, proprio perché saranno formati a Treviso, sicuramente si innamoreranno di questa città e resteranno a lavorare qua a Treviso. Quindi per noi un momento dove i medici, di carenza vera di medici, il fatto di poterli avere e poi fidelizzare per stare qui è importantissimo. E ascoltiamo allora a tal proposito la voce degli studenti all'inaugurazione dell'anno accademico, appunto, 2022-2023. È sempre stato un sogno fin da quando ero piccolino e l'esperienza maturata in questi ultimi anni sicuramente ha alimentato questa mia passione, soprattutto le superiori. Voci tra gli studenti che iniziano oggi il lungo percorso di studi che li porterà a diventare medici. C'è chi ne ha fatto un obiettivo fin da bambino, chi ha maturato il desiderio di indossare il camice bianco più di recente, anche guardando la TV. In realtà farà un po' ridere, però come la maggior parte degli studenti, parecchie serie TV in realtà e comunque anche il rapporto che si va a instaurare tra il chirurgo particolarmente e i suoi pazienti, che dopo un po' si trova ad operare stesi magari sul loro tavolo operatorio. Quindi è qualcosa di incredibilmente affascinante. E tra chi assiste all'inaugurazione dell'anno accademico, anche chi ha deciso di intraprendere gli studi universitari delle professioni sanitarie da adulto, come Chiara, una prima laurea in scienze statistiche ed un lavoro che non la soddisfaceva. Ho capito che dovevo fare qualcosa per la mia vita e ho deciso di intraprendere un corso di studi che mi permettesse, appunto, come ho scritto, di fare del bene a qualcuno, ma proprio anche nell'aspetto un po' più egoistico di questa cosa, quindi di sentirmi utile per qualcuno, e ho scelto il percorso di dietistica e adesso sono molto contenta di questa scelta, ecco, non vedo l'ora di praticarlo a pieno. Un percorso simile a quello di Valentina. Nell'età adulta io mi sono riconosciuta più consapevole per lo studio e per la scelta che ho fatto del corso di laurea.
quindi è bello anche in un'età più adulta frequentare l'università. Ed oltre all'accoglienza delle matricole, anche la premiazione dei ragazzi vincitori del contest letterario Parole, Spazi di Cultura, un premio anche alla studentessa che ha ideato un nuovo logo della conferenza dei sindaci dell'ULS 2. E questo contest che ha riguardato proprio la conferenza dei sindaci è stato un input che servirà ovviamente per caratterizzare con questo logo e quindi dare fiducia a questi giovani all'interno di tutte le iniziative che vengono fatte, soprattutto anche per il mondo della disabilità e del sociale, all'interno di un territorio che appunto ha la connotazione di sanitario e sociale insieme. E come vi anticipavo poco fa, torniamo alla cronaca. Scontro questa mattina in Valsugana, il bilancio è di 2 feriti e di una viabilità paralizzata. È di 2 feriti il bilancio dell'incidente accaduto stamattina lungo la strada statale Valsugana all'altezza dell'abitato di Carpanè a San Nazario. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e 2 autovetture. Ad avere la peggio sono stati i conducenti delle macchine alla guida di una Mercedes classe A, una 46enne di Enego, rimasta incastrata tra le lamiere. Estratta dai vigili del fuoco, è stata soccorsa dai sanitari del SUEM. In pronto soccorso è stato portato anche il conducente della Ford Fiesta, un giovane di 30 anni del posto. Illeso invece l'autista del furgone, un 31enne polacco. Durante le operazioni di soccorso si sono formate lunghissime code che hanno paralizzato la viabilità. Per noi è stata l'ennesima prova di quanto grave sia la situazione a Carpanè sulla statale 47 e quanto urgente sia un intervento che da sempre noi chiediamo in Sinistra e a Brenta, in galleria, e che la viabilità creata nuova sia gratuita. E con questa giornata abbiamo visto di nuovo appesantimento del traffico in destra Brenta, la statale bloccata, e noi continueremo a farci sentire affinché si acceleri su una progettazione e vengano reperiti finanziamenti per risolvere un nodo di una viabilità che assolutamente non è locale ma è regionale, ma direi anche di interesse nazionale. Ci spostiamo adesso a Castelfranco. Tensioni e malumori da tempo in Consiglio Comunale. Marcon potrebbe non avere più la maggioranza. Marcon praticamente ha abbandonato Castelfranco per fare il presidente della provincia, ha lasciato il comune allo sbando, lasciando un uomo solo al comando che risponde al nome dell'assessore Roberto Filippetto, il quale è inviso a larga parte della maggioranza. Se i diretti interessati allo strappo tutto interno alla Lega mantengono le bocche cucite, i consiglieri Giovanni Cattapan, Viviana Gatto e Stefano Pasqualotto, così come lo stesso sindaco Stefano Marcon, contattati anche oggi, è l'opposizione che di peli sulla lingua non ne ha ed anzi parla di crisi annunciata. Si erano notati già dalla composizione della giunta dei malumori. Questi malumori in questi 2 anni sono aumentati. Così Sartoretto, battuto al ballottaggio da Marcone alle amministrative 2020. Per l'ex sindaco Maria Gomierato, dalla viabilità al sociale alla scuola, diversi sono stati gli errori che hanno generato questi malumori. Problemi, fibrillazioni, ce n'erano da un po', in particolare da quando ha dato le dimissioni l'assessore Marcone, poi doveva darle anche l'assessore Filippetto, che non le ha più date, anzi è andato in provincia in affiancamento al nostro sindaco che è presidente. Là, già lì c'erano stati dei malumori. Di fatto anche i servizi sociali che erano dell'assessore Marcon sono ancora in capo al sindaco, che di fatto non ha tempo per seguire bene le cose, quindi i problemi poi si accumulano. Tensioni mai sopite, un dialogo mancato, spiega Gomierato, azzerato dalla presenza del capogruppo Dussin. L'appoggio alla giunta Marcona di fatto non è più così scontato. Se invece ci sarà un distacco completo, totale, da parte dei consiglieri di opposizione, allora effettivamente per Castelfranco si aprirà un'altra fase di ricostruzione, spero io, di ricostruzione. Ci fermiamo per un veloce break pubblicitario, restate con noi, torniamo subito.
Ben ritrovati in diretta con Focus TG, noi andiamo avanti con le nostre notizie, con tematiche legate all'attualità, in questo caso parliamo di ambiente. Il Piave, osservato speciale in tempi come questi di cambiamenti climatici, dalle alluvioni alla siccità. Il Piave e le sue acque. Se ne è parlato in un simposio promosso dalla Fondazione Centro Studi sulla Montagna Giovanni Angelini con la collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri. Oggi si parla del Piave, dei cambiamenti climatici, del deflusso ecologico, del rischio idraulico, quindi il Piave a 360 gradi con tutto quello che ne comporta. La portata del Piave è molto variabile, in realtà non è un fiume ma un torrente dal punto di vista tecnico, perché la sua portata può passare da 30-40 metri cubi al secondo a potenzialmente 5.000 metri cubi al secondo, con tutti i rischi che questo comporta. Molti gli aspetti che preoccupano, non solo a valle, dove si ricordano drammatiche esondazioni, ma anche nelle terre alte. Preoccupa lo sfruttamento delle risorse idriche, preoccupa il cambiamento climatico, quindi la variazione di portate che ci potremmo aspettare con eventi meteorologici estremi, oppure la scarsità di acqua per l'insufficienza di precipitazioni meteorologiche. Parlarne serve a prevenire, ragionando su storie, possibilità e rischi che, se dovessero trasformarsi in situazioni reali, non devono accogliere nessuno impreparato. Viene affrontata questa tematica, ma viene affrontata anche la tematica del deflusso ecologico, il passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico che vorrebbe la Comunità Europea, ma su cui stiamo ragionando con delle deroghe, perché altrimenti vorrebbe dire mettere in difficoltà tutto il sistema dell'irrigazione, produrre meno energia idroelettrica e svuotare i laghi per gran parte dell'anno, con tutto quello che questo comporta anche in termini di sviluppo turistico della montagna. Ennesima predazione in Altopiano. I lupi sono entrati in un giardino uccidendo, divorando un asinello e la sua mamma. Il proprietario ora è terrorizzato. Mi è venuta l'ennesima predazione dentro a casa con la rete alta 1,50 m, con tutto chiuso, e stamattina mi sono alzato e ho trovato l'asino mangiato, un asino, una femmina. Il piccolo mangiato tutto, abbiamo trovato le zampette. Non riesce a nascondere il dolore nella voce Ernesto Rigoni, l'allevatore asiaghese di asini che per l'ennesima volta in pochi mesi ha subito la visita dei lupi, scatenati in questo periodo in Altopiano. I selvatici sono entrati nel suo giardino e hanno divorato un asinello, del quale non è stato trovato praticamente più nulla. Poi si sono accaniti sulla mamma, che è stata sventrata e parzialmente mangiata viva. Lo sconforto è grande sia per l'affetto che Rigoni prova per i suoi animali, sia per il danno economico. Ma è grande anche la paura. Sono a 10 metri dalla casa, sono qua le guardie provinciali, hanno misurato da dove dormo io. Infatti ho sentito un rumore, ma pensavo fossero i cani. Ho preso due cani. L'ennesimo assalto di quest'anno è avvenuto a poche centinaia di metri dal centro di Asiago, in una zona abitata, e ancora una volta l'Altopiano si interroga e si indigna per una situazione della quale nessuno si è preso carico. Dall'Altopiano adesso scendiamo a Bassano del Grappa. Ieri, dopo due giorni dalla Fiera Franca, la città era irriconoscibile. Macchie, sporcizia, olio nei tombini, e i commercianti in coro hanno gridato ai nostri microfoni la loro indignazione, dicendo che l'amministrazione comunale li ha abbandonati. Irriconoscibile, deturpata, sfregiata al cuore, in quel centro storico che è il cuore della città. Questa è Bassano dopo la Fiera Franca d'autunno. Ma non un'ora dopo, e nemmeno la mattina successiva. Questa è Bassano due giorni dopo la Fiera Franca d'autunno. E questa sarà Bassano per un bel po' nella memoria e nell'animo di chi si è sentito abbandonato dall'amministrazione comunale di Elena Pavan. Abbiamo chiamato più volte i vigili, perché io nel mio negozio avevo una panchina davanti alla vetrina e c'era la gente che entrava dentro. Io non ho... Siamo stati abbandonati. Olio per friggere gettato nei tombini, un danno ambientale inaccettabile,
marciapiedi macchiati, indecenti, lordati, al punto che molti cittadini hanno evitato addirittura di passare in via Verci e via Bellavitis. Un odore nauseabondo. Chi si deve prendere cura della città ha fallito, senza se, senza ma. Questa Bassano è irriconoscibile, deturpata, sfregiata al cuore. E chi vive lì, chi lavora lì, non può accettare tutto questo. Mi sono visto tutto il marciapiede, tutti i muri della parte opposta, i tombini pieni di olio. Non vedo perché l'amministrazione non sia venuta a controllare queste cose. E a distanza di 2 giorni, che sono passati 2 giorni, c'è ancora sporco per terra, c'è una puzza che sale dal marciapiedi pazzesca. Dov'era la sindaca? Dov'era il comune? Questo è ciò che si chiedono i bassanesi, perché quello che è successo non doveva succedere. Nessuno è venuto a sostenerci, nessuno, nell'amministrazione, nei vigili, nessuno. Sembra quasi che abbiano ragione loro e non noi. Queste macchie rimarranno indelebili. Su queste macchie la città non ha intenzione di stendere un velo, men che mai pietoso, perché questo scempio si poteva evitare, si doveva evitare. E non basta tirare in ballo l'inciviltà di qualcuno. Qui le responsabilità sono chiare e stavolta non basterà un colpo di spugna per cancellare gli errori dell'amministrazione, che restano e resteranno nel ricordo di una Bassano irriconoscibile, deturpata, sfregiata al cuore. E su questa situazione di degrado è intervenuto ieri l'assessore al decoro di Bassano del Grappa del comune, Andrea Viero. Chiazze sul marciapiede, macchie d'unto ovunque e anche quello che sembra essere olio sversato nei tombini. A 2 giorni dalla fiera nulla è cambiato in via Bellavitis, dove la festa del fine settimana ha lasciato l'amaro in bocca a residenti e commercianti. In molti hanno chiamato in causa il comune e in zona arriva l'assessore al decoro, Andrea Viero, che sottolinea come il personale di Etra sia passato immediatamente a spazzare le strade e a ripulire quel che era rimasto dopo la fiera. Benissimo, ci mancherebbe. Peccato che la città si lamenti non tanto della pulizia a cose fatte, ma soprattutto della gestione degli stand durante i festeggiamenti. E qui forse un mea culpa ci sta tutto. È chiaro che poi quello che è successo deve comunque farci riflettere su una gestione magari diversa rispetto a quelle che sono sia le attività che vengono alla fiera, sia anche in merito, voglio dire, alla tutela degli spazi pubblici, quindi alla pulizia immediata, anche, voglio dire, in qualche maniera con la collaborazione degli esercenti stessi che vengono qui per la fiera, qualcosa sicuramente va sistemato rispetto a quello che è successo. A commercianti e residenti un tantino arrabbiati per la situazione, ecco cosa risponde Viero. Ognuno guarda il proprio orticello, giustamente, ognuno deve guardare i propri interessi. È anche vero che la fiera è comunque un momento di, è un catalizzatore di persone, vengono qui, vedono la nostra città e molto probabilmente poi nelle settimane successive tornano. Restano in ballo le segnalazioni sull'olio sversato nei tombini, su eventuali situazioni fuori dal regolamento che potrebbero essersi verificate nel fine settimana. E restano in ballo naturalmente le voci dei cittadini ai quali bisogna dare risposta. Restiamo a Bassano perché sull'acceso dibattito inerente il futuro di San Lazzaro, del quartiere San Lazzaro, dove potrebbero arrivare nuovi insediamenti produttivi, è intervenuto ai nostri microfoni l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. La città ha già detto la sua sul futuro di San Lazzaro. I bassanesi si sono esposti, le associazioni si sono espresse sul doppio progetto che potrebbe portare centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, asfalto e cemento in quel lembo di campagna cittadina. In attesa che la palla passi al Consiglio Comunale, la politica regionale si esprime tramite l'assessore veneto al lavoro. La mia posizione è sempre a favore dell'insediamento produttivo e ovviamente con tutti gli elementi che devono servire per trovare un dialogo con la città e con la propria comunità. E in questo caso sono rafforzata dal fatto che sono aziende del territorio. Qui si tratta di aziende storiche, di famiglie storiche di Bassano del Grappa, e mi pare un peccato perdere l'occasione di avere più personale occupato, di avere aziende che invece di investire altrove investono qui da noi.
La posizione dell'assessore è molto chiara ed Elena Donazzan non intende stare alla finestra. No, io non sto alla finestra nel senso che non faccio pressioni, argomento, dico perché io lo farei se fossi consigliere comunale o se fossi un assessore o il sindaco. Io oggi sarei a favore convintamente di questo insediamento. Come dicevo, si tratta di posti di lavoro, si tratta di aziende che peraltro vogliono investire in una fascia, quella della pedemontana, che abbiamo costruito per agevolare lo sviluppo economico del nostro territorio. Nei cassetti del Consiglio regionale staziona però da tempo, da parecchio tempo direbbe qualcuno, un provvedimento che potrebbe andare a rendere più facile la gestione urbanistica di situazioni come quella di San Lazzaro. Peccato che il faldone sia in letargo in qualche ufficio sul Canal Grande. Si tratta di un aggiornamento della legge sul consumo di suolo, i tecnicismi non li ho ben presenti, ma che è in discussione alla commissione, la commissione urbanistica, che poi deve avere il passaggio in aula. Questo è un percorso che secondo me può aiutare anche a dirimere, a chiarire. Certo, anche in questo caso l'aula è sovrana, e questo è il Consiglio regionale, così come il Consiglio comunale di Bassano del Grappa. Il tempo stringe, importanti novità su San Lazzaro erano state annunciate dall'amministrazione già per settembre, ma nulla è all'orizzonte. E ora questa presa di posizione regionale farà certamente salire il termometro cittadino sull'ultimo lembo di campagna bassanese. Voltiamo pagina, parliamo adesso di Covid. Il 15% dei casi riguarda l'età pediatrica. In 2 anni, confermano gli studi, a contrarre il virus è stato almeno un bambino su 2. Io vi porto i dati del weekend del pronto soccorso di Treviso, 85 accessi di pronto soccorso, 2 ricoveri per altri motivi, 7 osservazioni brevi, 49 tamponi per Covid eseguiti, 3 casi positivi. L'apertura delle scuole ha contribuito alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il 15% dei casi ad oggi riguarda l'età pediatrica. Ma i virus più diffusi in questo momento sono altri, quelli più comunemente conosciuti come virus respiratori. A questi a breve si aggiungerà l'influenza. L'influenza, a differenza dell'infezione da Covid, ha come categoria a rischio non solo gli anziani, gli immunodepressi, ma anche i bambini sotto i 5, soprattutto sopra i 2 anni. L'influenza nei bambini può essere severa. Più preoccupante perché i bambini in questi 2 anni, grazie alle mascherine, l'hanno in parte evitata, mancando così di produrre le difese immunitarie che li possono proteggere da questa nuova ondata. Esiste un vaccino quadrivalente che si utilizza per via intramuscolare nel deltoide, nella coscia, nei bambini molto piccoli. Questo è il vaccino consigliato sopra i 18 anni e sotto i 2 anni. Okay. Poi c'è un nuovo vaccino che è un virus vivo attenuato, sempre quadrivalente, che si somministra per via intranasale, è uno spray intranasale. Debutta quest'anno il vaccino spray, di cui saranno forniti i pediatri, 2 le somministrazioni. Intanto, se i dati sulla circolazione del Covid sembrano essere altissimi nella popolazione pediatrica, sicuramente più del 50% dei nostri ragazzi ha avuto. Ad oggi non esistono sul long Covid tra i più piccoli. Dove mancano gli studi scientifici però ci sono i dati della pediatria e le evidenze empiriche su uno degli effetti del Covid più tangibili tra i giovanissimi. Il long Covid, l'età pediatrica, sono le problematiche neuropsichiatriche e psicologiche, che questa è la vera emergenza oggi. Ne abbiamo avuto un aumento impressionante, disturbi della condotta alimentare da 9 ricoveri a 44 in 2 anni. Ricoveri da 25 a 100. Il grosso problema oggi della pediatria è proprio questo. Vedremo più avanti tutti gli ultimi aggiornamenti con il consueto report che fotografa l'andamento del Covid in regione nelle ultime 24 ore. Tutto questo dopo, perché adesso vedo collegata con noi la nostra collega Chiara Gaiani da Montegrotto Terme, perché abbiamo parlato prima di problematiche riguardo il caro energia anche per le amministrazioni comunali. In questo periodo si parla tanto di luminarie natalizie e allora Chiara, ti vedo in compagnia del primo cittadino di Montegrotto, a te la linea.
Sì, buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Ringrazio Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, per essere con noi. Montegrotto Terme, zona di Colliugani, in zona termale, ovviamente a Natale attira molti turisti. Come vi regolerete con le grosse difficoltà di bilancio legate comunque a un dovere, anche un piacere di accoglienza nei confronti di chi ospiterete qui, sindaco? Sì, allora vogliamo rivedere un po' la programmazione degli eventi natalizi e delle luminarie natalizie con uno spirito sobrio legato al Natale. Sobrio perché? Perché il caro energia ci impone una riduzione delle luminarie, che comunque faremo, perché una città turistica non può farsi trovare al buio dai turisti che arrivano magari da tutta Europa o da fuori Europa. E deve essere un Natale anche sobrio per rispetto non solo del bilancio comunale, ma di tutte quelle famiglie che faticano a pagare le bollette, figuriamoci a farsi i regali o a passare un Natale sereni. Quindi, in accordo con tutta l'amministrazione comunale, abbiamo deciso di ridurre gli investimenti sulle luminarie, di dedicare più risorse per l'aiuto ai cittadini e in un qualche modo a dialogare con gli albergatori che già da decenni addobbano i loro alberghi, i giardini in maniera egregia, per un progetto che sia il più possibile unitario e che eviti magari delle sovrapposizioni che rischierebbero solo di far spendere più soldi a noi comune e a loro imprenditori. Ecco, voi avete già fatto un calcolo, sindaco, su quali potrebbero essere i risparmi? Avete deciso come utilizzare questo, tra virgolette, tesoretto che riuscirete a risparmiare in qualche modo? Nell'ultima variazione di bilancio abbiamo deciso che 50.000 euro verranno dedicati e destinati alle famiglie che non riescono a pagare le bollette, il tutto sempre attraverso i servizi sociali, perché l'obiettivo non è dare contributi a pioggia ma solo a chi realmente ne ha bisogno, e alle società sportive per far fronte ai maggiori costi e per favorire sempre l'approccio allo sport soprattutto dei più giovani. Di conseguenza abbiamo già fatto due incontri con i commercianti e con gli albergatori per pianificare gli eventi natalizi. Non saranno tanti eventi, saranno pochi ma molto importanti. E per in un qualche modo far percepire che una città deve essere comunque accogliente per i tanti turisti che arrivano. Prevediamo il pienone e se qualcuno è ancora in dubbio prenotate, perché prima prenotate meglio è. Ecco, lei raccontava che è una lunga tradizione però quella della collaborazione tra amministrazione e albergatori in questi periodi di vacche magre, o si fa squadra o non si va da nessuna parte, sindaco. Sì, noi siamo città turistica nella misura in cui ci sono degli imprenditori. A Montegrotto, se non ci fosse l'imprenditoria alberghiera, se non ci fossero gli alberghi, potremmo essere una qualsiasi destinazione. In realtà è grazie a loro che continuiamo ad avere 1 milione di presenze turistiche, che continuiamo a incassare un'imposta di soggiorno, e di conseguenza serve un rapporto che spesso si sfocia anche in confronti belli piccanti, per fare in modo che questa città, da un punto di vista turistico ma anche da un punto di vista di scelte urbanistiche, possa sposare non solo le esigenze dei cittadini o di chi fa gli investimenti ma soprattutto gli interessi dei turisti. Cito un esempio: avere avuto l'idea di illuminare l'anello ciclabile che abbraccia i Colli Euganei, ci risulta che il nostro sia l'unico tratto illuminato di tutto l'anello, è stata una richiesta dei turisti che adesso anche di notte possono godersi una passeggiata su un anello che è all'entrata dei Colli Euganei. Quindi serve collaborazione reciproca. In tempi di vacche magre capiamo che bisogna tutti arrivare a una progettualità generale, specifica per alcuni aspetti, che eviti dispendi di denaro inutilmente. Ecco, chiuderei questo collegamento raccontandoti un piccolo retroscena. Riccardo Mortandello qui con noi ha continuato ovviamente a fare il sindaco, ha incrociato varie persone prima del collegamento e noi gli abbiamo rubato, insomma, un piccolo dettaglio. Ha, pensate, commissionato un mazzo di fiori. Ma per chi questo mazzo di fiori, sindaco? Per una nostra turista, Jacqueline Mertens, che viene dal Belgio, è una nostra turista da oltre 40 anni e oggi compie 86 anni. Quindi, visto che soggiorna in uno dei nostri alberghi, andrò a farle gli auguri e, insomma, augurarle, oltre che tanta salute, insomma, la longevità è frutto anche delle vacanze alle terme, di tornare presto nel nostro territorio. Quindi, come amministrazione, cerchiamo di avere anche un occhio di riguardo, non solo per le segnalazioni che ci fanno i turisti, ma anche per
accoglierli in una maniera a 360 gradi anche come città, perché far percepire che loro sono importanti per la città di Montegrotto Terme è un buon viatico sia per lasciare in loro un'esperienza ma anche per farli tornare. Ecco, ne approfittiamo quindi anche noi di Rete Veneta per fare gli auguri alla signora Mertens, e viva le sue 86 candeline. Alex, non so se hai altre domande da studio. Allora, noi Chiara ti ringraziamo, ringraziamo anche il sindaco Gentiluomo, insomma, che ha avuto questa accortezza e questa premura. Grazie, grazie Chiara Gaiani per il tuo collegamento. Noi adesso rientriamo in studio solo per un attimo perché andiamo in pubblicità. Restate con noi perché torniamo subito. Rieccoci in diretta con Focus TG da Montegrotto, dove eravamo collegati poco fa con la nostra Chiara Gaiani. Ci spostiamo adesso a Padova perché è stato presentato in stazione a Padova un progetto per l'emergenza alimentare dei più bisognosi, un furgoncino con tanto di cucina per distribuire pasti ai senza tetto. Inaugurata a Padova la cucina mobile, un camioncino che permette di consegnare anche 100 pasti caldi ai bisognosi. Nei prossimi mesi, mesi invernali, questo food truck girerà per le strade della città, supportando il lavoro dei volontari di strada. Si tratta di un food truck a disposizione dei senza fissa dimora della nostra città. Ogni sera potrà partire ed elargire pasti caldi, questo molto importante in vista dell'inverno, per dare ristoro alle persone meno fortunate di Padova. Noi sappiamo che Padova è una città molto accogliente, molto solidale, sono tante le associazioni e le realtà che ogni giorno ci aiutano in questa importante opera di accoglienza e solidarietà nei confronti delle persone senza fissa dimora. Ecco, questo food truck sarà anche a loro disposizione grazie al coordinamento della cooperativa COSEP. L'esperienza nata a Milano si è diffusa grazie all'associazione ARCA in tutto il territorio nazionale. Nasce da un'idea di un volontario durante il lockdown, quando tutte le mense hanno chiuso, sappiamo che nessuno poteva uscire, neanche i volontari, e abbiamo trovato persone che non mangiavano da 4 giorni in strada. Allora abbiamo pensato di portare la cucina da loro. Tutto questo ce lo permetteva il distanziamento del Covid, ed è piaciuto talmente tanto senza dimora che abbiamo deciso di proseguirlo. La finalità principale è quella di aiutare chi è senza una casa a inserirsi nuovamente nella società. Accoglienza, ma soprattutto relazione, perché la cucina mobile vuole essere il primo aggancio poi per proseguire il lavoro sull'integrazione, perché sappiamo che solo il pasto non può essere risolutivo, però è sicuramente fondamentale per l'aggancio. C'è poi l'integrazione lavorativa abitativa che è ovviamente l'obiettivo finale. Ottobre, il mese rosa, grande adesione delle donne alle diverse iniziative organizzate dalla LILT per quello che riguarda la campagna per la prevenzione del tumore al seno. Per tutto il mese avremo anche delle propaggini, mi ricordo che sarò a Spresiano e a Caerano anche nel mese di novembre, perché non siamo riusciti a dare risposta a tutte le richieste che ci sono pervenute in ottobre. Vedete quanti nastri rosa ci sono sulle nostre strade all'ingresso dei comuni. Visite con il camper nei comuni, serate informative, convegni. Il mese di ottobre non basta, tante sono le adesioni delle donne alle iniziative della LILT per la campagna Nastro Rosa, nel mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ci sono 55.000 nuovi casi ogni anno in Italia, 5.000 nella nostra regione e quasi 900 in provincia di Treviso. Pensate che il carcinoma della mammella da solo rappresenta un terzo di tutti i tumori che colpiscono la donna e che nella nostra regione addirittura una donna su 7 nella sua vita andrà incontro a un tumore al seno. A Treviso si è illuminata di rosa la Teresona in Piazza Indipendenza, simbolo di quel riflettore che la LILT accende sulla prevenzione del cancro al seno. L'adozione di corretti stili di vita, vuoi una sana alimentazione, un uso molto moderato di alcol, un'attività fisica costante, che sono pilastri che possono aiutare a non ammalare, e adesso ci sono evidenze scientifiche che queste buone pratiche servono anche a ridurre il tasso di recidive nelle donne che si sono ammalate. E poi l'importanza di aderire ai programmi di screening mammografico, perché la diagnostica precoce, che si attua sostanzialmente attraverso la mammografia
ma anche la visita e l'ecografia delle donne più giovani, permette di identificare tumori in fase molto molto iniziale che possono guarire nel 90% dei casi. E proprio per quanto riguarda il percorso rosa e anche il contrasto alle violenze di genere, vedo collegata con noi da Belluno per parlare di questo e di tanto altro la nostra collega Tiziana Bolognani, a cui cedo subito la linea. Sì, buongiorno a voi, per riferirvi di una nuova iniziativa della Prefettura di aggiornamento del cosiddetto protocollo Rosa, sottoscritto nel 2016 proprio a Palazzo dei Rettori per fronteggiare il fenomeno sempre più crescente che non conosce classi sociali, età e altre tipologie di statistiche, cioè quello della violenza di genere. Ci stiamo approssimando alla giornata del 25 novembre, che è la giornata contro le violenze di genere. Con il signor prefetto di Belluno, Mariano Savastano, vogliamo un po' fare il punto su un fenomeno che anche in provincia di Belluno è presente e che ha avuto una sorta di rigurgito, di rimbalzo nei dati a partire dal lockdown nel 2020. È così, signor prefetto? Sì, ha riassunto bene nell'introduzione. Innanzitutto mi piace sottolineare che sì, l'iniziativa è della prefettura, ma è in realtà è l'iniziativa di tutto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tra l'altro allargato, quindi era presente il signor procuratore della Repubblica, le forze di polizia, i due comuni capoluogo e Feltre, quindi due comuni demograficamente più grandi, era presente la provincia, era presente il direttore generale della ULS, il fondo Welfare Dolomiti e non per ultime le associazioni di volontariato, i centri antiviolenza, Belluno Donna e Daphne. Questo per far capire come il problema che abbiamo definito un cancro della società, società, non da paese civile, se è vero che c'è un femminicidio ogni tre giorni, anche se non a Belluno ci risulta negli ultimi anni. Fortunatamente. Nei nostri centri di violenza una donna nuova si rivolge ogni due giorni e questo ci fa capire che il fenomeno esiste e deve essere affrontato da tutti i punti di vista. Un approccio corale. Un approccio corale e sinergico, perché è un problema di civiltà, è un problema culturale ed è una patologia. O forse ho dimenticato l'ufficio scolastico provinciale. Ecco, nel dire che è un problema culturale mi è venuto in mente subito il mondo della scuola, perché quindi bisogna seminare, ecco, dalla scuola, perché anche tra i giovani registriamo rapporti basati a volte sulla aggressività e sulla violenza. Il signor procuratore, il dottor Paolo Luca, ci ha fatto uno spaccato ovviamente dal suo punto di vista e quindi ci ha ricordato il codice rosso e giustamente ci diceva che l'azione della magistratura, in primis della magistratura inquirente, ha avvio quando la prevenzione in qualche modo ha fallito. E poi ci siamo concentrati prevalentemente sul settore di mia competenza, della prefettura, quindi che è quello della prevenzione e del perché ci siamo interrogati succedono con così elevata percentuale casi del genere, che cosa è possibile fare. Ecco il riferimento che ha fatto al percorso Rosa, che è un protocollo di intervento, delinea l'azione sinergica che tutti gli enti che vi ho citato mettono in campo dal momento della segnalazione, dal momento in cui la donna si reca al pronto soccorso perché deve essere curata, quindi all'assunzione in carico, a
quel processo di accompagnamento e di ausilio che deve essere offerto. Ausilio. Senza scordare, ecco, mi scusi signor Prefetto, senza scordare anche la necessità di alloggiare nell'emergenza le donne che sovente accompagnate dai figli in alloggi cosiddetti di emergenza. Negli anni passati era stato sottoscritto un accordo anche con Federalberghi e pur tuttavia sia Belluno che a Feltre, diciamo nella Val Belluna, questi alloggi mancano. Lei sappiamo ha rivolto, come dire, un appello, ha cercato di riallacciare il rapporto anche con Federalberghi affinché insomma ci sia uno sforzo corale anche in questo senso. Sforzo che però mi piace dire c'è stato, quindi la coordinatrice del fondo welfare Dolomiti ci ha riferito di contatti dei giorni scorsi con Federalberghi, che ha rinnovato la disponibilità a offrire soluzioni alloggiative a prezzo calmierato. È chiaro che l'iniziativa di oggi mira nel più breve tempo possibile a individuare alloggi anche nel capoluogo, anche a Feltre. Ecco, a Feltre per esempio ce n'è uno solo, nel capoluogo non ancora ne abbiamo a disposizione, e sono tasselli importanti perché va gestita un'emergenza, ma va affrontato anche il problema nella sua realtà a volte feroce, e quindi anche da un punto di vista di formazione degli operatori, di sensibilizzazione e informazione nelle scuole, e, da un punto di vista sportivo, non dimenticando, come qualcuno ci ha fatto ricordare, che spesso testimoni di queste azioni sono i figli, sono minori, bambini e bambine, e l'esperienza ci dice che chi vive esperienze del genere, il bambino rischia a una maggiore probabilità di diventare violento, e la bambina che ha visto la mamma soccombere ha più probabilità di essere fragile e di soccombere a sua volta. Vi siete dati una come dire una scadenza, abbiamo proprio detto a ridosso, no, della in concomitanza con la celebrazione della giornata contro la violenza di genere, di rincontrarvi, fatto salvo naturalmente le riunioni e le verifiche puntuali che si svolgeranno qui a Palazzo dei Rettori, proprio per riscrivere, riformulare quel protocollo, che è stato comunque un momento di avvio di un nuovo modo di affrontare questo fenomeno. Decisamente, mi è stato riferito che il protocollo e quindi tutto il lavoro fatto prima e dopo ha consentito a questo territorio di progredire e di offrire alla quella parte di cittadinanza che noi consideriamo più vulnerabile delle soluzioni ai loro problemi. Abbiamo concordato però anche sulla necessità di, ecco, abbiamo usato questo termine, di rinvigorire il protocollo con uno spirito pragmatico, e quindi tradurre i principi che ecco, abbiamo ora ricordato in azioni amministrative concrete, in servizi che possono essere offerti in poco tempo e cioè nel più breve tempo possibile, perché i tempi sono, la tempistica è fondamentale, e che possano essere efficaci. E quindi, voglio dire, veramente nel giro di un paio di settimane raccoglierò tutte le sollecitazioni e le proposte. Ho proposto a mia volta un gruppo di lavoro più agile che ne faccia una sintesi, in modo tale da in un tempo, quindi ecco, entro la fine dell'anno, andare a sottoscrivere un protocollo nuovo nel quale, ecco, mi è sembrato di cogliere tutti ci credono e sono convinti della sua utilità. Grazie, ringraziamo il signor prefetto di Belluno Mariano Savastano per la disponibilità, e da Palazzo dei Rettori è tutto, vi restituisco la linea allo studio.
Grazie Tiziana Bolognani, noi andiamo avanti con il nostro Focus TG. Vi avevo anticipato proprio a inizio di questa edizione di una singolare protesta che riguarda il mondo dello sport, sport amatoriale, perché lo slogan, il coro che parte dalla Laguna è questo: non uccidete il calcio proprio in Laguna. Questo messaggio è quello di giocatori della polisportiva Stella Rossa che non sono scesi in campo proprio in segno di protesta, ma ci racconta tutto nel prossimo servizio Ilaria Marchiori. Uccidete il calcio in Laguna. Questo è il messaggio urlato dai ragazzi della polisportiva Stella Rossa che ieri sera sono partiti dal Lido e dal centro storico per raggiungere il campo sportivo Villaggio Laguna a Campalto. L'impianto, che gioco forza, la polisportiva isolana ha dovuto scegliere come campo di casa per poter partecipare al campionato provinciale di calcio a 11 di quest'anno della Lega Amatori Mestre Venezia. Una scelta determinata dalla decisione della Lega di escludere dalla competizione tutti i campi da gioco del centro storico veneziano, perché giudicati troppo scomodi per chi arriva dalla terraferma. Ma Stella Rossa non ci sta. E così, dopo essere arrivati a Campalto, i giocatori si sono rifiutati di scendere in campo per disputare la partita valida per la prima giornata del campionato Girone Blu. L'ennesimo servizio che viene tolto alla città di Venezia, in quanto i nostri campi sono stati inibiti sia del centro storico che del Lido da questa stagione calcistica. Quindi noi non stiamo protestando perché è una questione che riguarda solo il gioco del calcio, ma è una questione che riguarda dei servizi alla città, come il servizio, come l'aggregazione, che è una delle questioni più importanti e che si dice sempre che Venezia è una città che sta morendo e che manca di socialità. Noi qua stiamo dimostrando quanto attraverso il calcio crediamo in una Venezia completamente diversa, con dei valori di inclusività e di aggregazione che lo sport può veicolare, quindi levarci questa possibilità è folle. Il direttore di gara ha atteso 45 minuti come da regolamento, poi ha mandato tutti a casa. Non resta che vedere cosa accadrà in vista delle prossime partite. E vi abbiamo raccontato, vi abbiamo anche mostrato quanto la diretta per quello che riguarda il ritorno a Padova, l'arrivo a Padova dei pellegrini di Antonio 2022 abbia segnato un momento storico anche per noi di Rete Veneta, che abbiamo seguito, come ben sapete, come avete seguito insomma in tantissimi l'evento per tutto il pomeriggio. E allora adesso è il momento anche di riepilogare, rivivere quelle emozioni e di proseguire idealmente questo cammino nella mostra La Voce e il Miracolo. È quasi un nuovo 13 giugno, è stato veramente, siamo rimasti sorpresi di questa accoglienza che Sant'Antonio ha ricevuto nella sua basilica di, possiamo definirlo così, come è stato riaccolto nella sua basilica dopo questo lungo viaggio che ha abbracciato tutta l'Italia dal sud al nord. È grande la gioia della comunità dei frati della Basilica del Santo. Il ritorno dei pellegrini di Antonio 2022 è stata una festa di devozione e grande affetto. La stessa vissuta giorno dopo giorno, passo dopo passo, nei 1800 chilometri percorsi con la reliquia ex ossibus attorno alla quale i devoti si sono uniti in preghiera nelle 110 tappe. Una festa vissuta in tutte le vostre case attraverso la diretta di Rete Veneta, conclusa con l'inaugurazione della mostra ospitata nello studio teologico della Basilica del Santo, il cui spirito è stato raccontato da padre Paolo Floretta. Non solo una mostra d'arte, ma è anche una mostra che in qualche modo ci aiuta a curare, arricchire, nutrire il nostro rapporto con Sant'Antonio. Per cui a me resta il grande piacere appunto di invitarvi a questa partecipazione, a partecipare al silenzio di queste opere, a partecipare all'emozione che queste opere possono dare.
Al centro della mostra la croce Vocame, realizzata con il legno delle imbarcazioni naufragate nello stretto di Sicilia, portata a spalla dai pellegrini di Antonio 2022 nell'ultimo tratto del cammino domenica da Prato della Valle fino alla Basilica del Santo. Spostare le gare di bob delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 in Austria. Questa è la proposta arrivata dall'Alto Adige, dal Tirolo, per evitare di spendere 100 milioni di euro in una struttura di fatto inutile per Cortina, che sta già facendo i conti con il forte ritardo complessivo delle opere. Vediamo. Il tempo stringe, mancano di fatto 3 anni e qualche mesetto. Il tempo stringe per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026 e per il presidente della provincia di Belluno non si vedono ancora risultati concreti. È molto preoccupato Roberto Padrin per la situazione e la sua preoccupazione l'ha ribadita oggi pomeriggio durante la presentazione del Veneto come regione europea dello sport per il 2024. Olimpiadi invernali importantissime soprattutto per il bellunese, ma dal futuro ancora incerto. Questa grande, straordinaria manifestazione che è un'opportunità per il nostro territorio di cui purtroppo ancora al momento si vede troppo poco. Ecco allora che diventano quanto mai attuali le discussioni come la pista di bob a Cortina, con due partiti dell'Alto Adige e del Tirolo contrari a cofinanziare l'opera con i fondi di confine. I movimenti puntano ad eliminare il progetto di ristrutturazione di una struttura che, finita agli Olimpiadi, di fatto diventerebbe inutile, risparmiando i 100 milioni di euro previsti e spostando le gare di bob e slittino nella confinante Austria, dove vicino ad Innsbruck un impianto è in avanzata fase di ultimazione. Ennesimo segnale di inquietudine sull'effettiva realizzazione dell'evento, ulteriore motivo per il quale, secondo Padrin, serve fare presto. Non posso che esprimere un po' la preoccupazione, perché c'è bisogno veramente di un'accelerata su quelle che sono un po' le attività anche promozionali legate alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 Milano Cortina. Quindi io mi auguro veramente che al più presto venga nominato il nuovo presidente della fondazione, si possa ripartire alla grande, perché c'è bisogno anche di avere qualcosa di visivo sul nostro territorio di quello che sta per accadere. In questi giorni ricorrono i 200 anni della morte di Antonio Canova. A Venezia, per l'occasione, è stato presentato il restauro del suo monumento funebre. Il corpo di Antonio Canova riposa a Possagno, ma il suo cuore è rimasto a Venezia, in questo monumento sepolcrale innalzato nel 1827 all'interno della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, riportato all'antico splendore da un restauro appena concluso proprio nei giorni in cui ricorrono i 200 anni dalla scomparsa del massimo scultore del neoclassicismo. L'intervento, iniziato nel giugno 2021 e concluso il 6 ottobre, non è stato facile. Io sono 42 anni che mi occupo di conservazione di monumenti e questo è stato uno dei casi, diciamo, molto molto complessi e con un livello di degrado quasi spaventoso. Se da un lato l'umidità e la salsedine rappresentano da sempre una combinazione letale presente a Venezia, per il cenotafio del Canova c'era anche un ulteriore problema che risale addirittura a come i suoi migliori allievi realizzarono l'opera. Alcuni dimoravano a Roma, altri lavoravano in Veneto, quindi l'opera è frutto, diciamo, di una progettazione e di una modellazione a distanza. I ferri utilizzati per l'assemblaggio, oggi sostituiti da barre in acciaio inox, avevano prodotto una risalita della ruggine ancora visibile in alcuni aloni rossastri che macchiano i marmi. It was in a terrible state, I'm afraid. Di queste difficoltà era cosciente anche Guy Elliott, chairman di Venice in Peril, Venezia in pericolo, un ente di beneficenza del Regno Unito che negli ultimi 50 anni ha finanziato 75 interventi di restauro in città, compreso questo, costato 450.000 euro. E la gente continuava a lamentarsi, qui venivano, se la prendevano con noi frati, custodi qui della Basilica, non fate niente, sta crollando, non vedete, ecco. E noi dicevamo, guardate, stiamo facendo di tutto e siamo contenti di poterlo presentare.
È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Permettetemi di ringraziare come sempre la regia di Fabio Verin e di ricordarvi gli appuntamenti serali con l'informazione di Rete Veneta a partire da TG Bassano, TG Vicenza e poi l'immancabile appuntamento con l'altro Focus, il talk di approfondimento condotto dal nostro direttore Luigi Bacialli in prima serata. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi do appuntamento a domani.